Perché celebrare l'anniversario di un omicidio? 15 anni fa, quando una pestilenza stava per distruggere Dunwall, un sicario assaltò il palazzo nel quale ero nata e pugnalò mia madre al cuore. In seguito, i mandanti dell'omicidio cercarono di usarmi come pedina nei loro giochi di potere. Ci sarebbero riusciti se non fosse stato per mio padre, Corvo Attan, che diede loro la caccia e sventò la cospirazione. Dopo tutti questi anni, sarò la regnante che mia madre voleva. Ora affrontiamo una nuova crisi. Un mostro che i giornali chiamano Uccisore della Corona sta eliminando i miei nemici, facendo ricadere la colpa su mio padre e me. Non so se imbarcarmi e fare vela per l'altro capo del mondo oppure far giustiziare tutti quelli che mi circondano. Fate attenzione, maestà. Non ho voglia di tutte queste cerimonie oggi. Il vostro anello. Ecco, siete pronta. Grazie, Alexi. Apri pure. Tutti salutino Sua Maestà Imperiale Emily Caldwin. Leali sudditi, attraversiamo tempi difficili, ma oggi onoriamo mia madre, Jessamine Caldwin. Che il suo ricordo sopravviva per sempre. Emily. Padre, sembri stanco? Ogni anno spero che l'anniversario della morte di Jessamine sia meno doloroso, ma non lo è. Vorrei fosse ancora lei l'imperatrice. Io non sono molto brava. Stai ancora imparando. Non preoccuparti degli agitatori. E prenderemo l'uccisore della corona prima o poi. La gente pensa sia tu. Che questi omicidi siano dei tentativi di proteggermi andati male. No. Qualcuno cerca di incolparci prendendo di mira i nostri nemici. Vorrei poter scappare da tutto questo. A volte lo fai. Credi che non sappia delle tue nottate sui tetti? Coraggio. La cerimonia finirà presto. Protettore reale e anche padre. Avrei dovuto proibire per legge l'unione di questi due titoli. Vostra Maestà, prima di iniziare con le cerimonie di oggi abbiamo un ospite in atteso. Il Duca di Ser Konos. Ramsay dice che il Duca porta dei doni speciali. Davvero intrigante. Grazie a Luca Abele, Duca di Ser Konos. Dei meccano soldati. Incredibile. Che succede, Ramsay? Io non ho autorizzato tutto questo. Vostra Maestà Imperiale, Protettore Reale Corvo Attano. È nostro concittadino. Ser Konos vi fa le sue condoglianze in questo triste giorno e invia doni dalla nostra nazione, la nuova stella dell'orizzonte meridionale. Vi siamo riconoscenti. Aspettate a ringraziarmi perché ora vi darò il più grande dei regali, la famiglia. Ecco la sorella perduta di Jessamine Caldwin, la legittima imperatrice. Delilah Caldwin. Impossibile. Mia madre aveva una sorella. Mia cara nipote, salve. Non è vero. Mio padre era l'imperatore Yuorn Jacob Caldwin e Jessamine era mia sorella minore. Quando lei morì, purtroppo io non ero ancora pronta per mostrarmi a voi e fui costretta a lasciare Dunwall. Ma adesso sono tornata a casa. Se sei davvero la sorella di mia madre, sei la benvenuta qui a corte. Piccolo passero, annerito da brutti ricordi. Sono qui per sollevarti dal tuo incarico. La promessa di mio padre, sussurrata in segreto tanti anni fa, e ora mantenuta. Attenta! Emily Caldwin è figlia dell'imperatrice Jessamine Caldwin. Protettore reale. Pensavi di farla franca dopo quegli omicidi, vero? Vivere nel mio palazzo ti ha protetto, ma ora basta.
Voi tutti ascoltatemi. La legittima imperatrice è tornata. Salutate l'imperatrice di Laina, la prima del suo nome. Arrestate Emily Colwyn e suo padre per gli omicidi dell'uccisore della corona. Cosa? Padre! La tua spada non fermerà il mio cuore. Tempo imparerai ad amare. Forse un giorno mi vedrai come la madre che hai perduto, ma fino ad allora resterai fuori dai guai. Rinchiuderò Lady Emily nelle sue stanze e poi la porterò nella prigione di Goldridge. Mio padre perse tutto quando ero bambino. Ora indosso questa uniforme e mando i ventenni di pattuglia al Giardino delle Rose, invece che bere con quelli del club di tiro. Capitano, ho sentito urlare. Lady Emily, che cosa è successo? È tutto, Capitano Mayhew. No! Ecco l'arma del protettore reale. Ma che razza di spada si piega in due? Gira una voce tra le guardie della torre. L'ultima spiaggia dell'imperatrice. Una stanza blindata nelle tue camere con tanto oro da comprarci un'isola. E dicono che questo anello sia una delle uniche due chiavi al mondo. Cosa... cos'è successo? Alexi, la sala del trono. Padre. Non posso fare niente da sola. Devo andarmene da qui. Signore, quanto ci metterà il capitano Ramsay? Dovrei solo girarlo e scegliere un posto dove nascondermi per un po'. Mi serve tempo per pensare.